Cari amici di VBTV, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Radio Zapping. In questo sabato sera 2 settembre, piuttosto freddino dopo le perturbazioni che hanno aperto questo mese di settembre. È in corso a Madrid la partita per le qualificazioni al Mondiale 2018 tra Spagna e Italia. In questo momento la Spagna purtroppo sta vincendo 1-0, ha segnato un gol. Punizioni Isco. Forse viene messo giù, si mantiene Noi libero oggi. Candreva, Candreva al limite, colpo di tacco, Verratti può andare al traversone, sopra arriva Insigne, ha capito tutto. Niente. Però Oggi vogliamo fare un po' una cosa diversa. Partiamo direttamente dalla radiocronaca si e è poi alzato gireremo le Insigne, solo il altre. centrale, ancora Isco che prova ad andarsene, De Rossi che gli sporca il pallone, ha senso che lo recupera ancora sul tocco di Isco, quindi nuovamente Anche indietro, le perché squadre sono più siamo lunghe adesso, ma nei l'Italia quando attacca fa paura. 10 minuti Ecco finali nuovamente del primo Insigne, il tempo. Milanese con David Silva all'altezza dei 40 metri, minuti sul cronometro, sono quasi 39 nel corso della prima frazione di gioco, Spagna avanti per 1-0, Spagna che però ci ha concesso qualcosa, anzi molto, dobbiamo dire in fase difensiva, Speriamo. vediamo che problema c'è, forse per Jordi Alba che Sì. si tocca il piede sinistro, ha messo il pallone fuori, anzi no, Koke? Siamo Dovrebbe partiti essere proprio Jordi qui, Alba, non Jordi vediamo se Alba, Jordi Alba, succederà numero qualcosa, 18, poi forse una bifarca riferemo dell'occhio, una manata, si è il accasciato, si è piegato, come a dire, ha messo il male contrario. Riferimo. molto, è una cosa molto dolorosa, è anche molto difficile, sarà addirittura impossibile continuare a giocare quando prendi una gomitata da quelle parti perché ti si annebbia la vista, senti il dolore, ti la rema, ma Io direi intanto di chiudere la finestra anche perché. sterzata e mantiene l'inerzia, secondo me lì il fallo in partenza era addirittura del giocatore spagnolo, poi si è divincolato Candreva e quindi l'arbitro ha fatto bene a lasciare proseguire l'azione. Siamo al 39esimo nel corso del primo tempo, Spagna che conduce per 1-0, Italia che ha restituito molto sportivamente il pallone agli avversari, quelli ne hanno approfittato per dissetarsi un po', non fa eccessivamente caldo, la temperatura è ideale per giocare al calcio stasera qui a Madrid. Ieri sera faceva ancora più freddo, Beh, oggi anche qui, la temperatura è ideale, volendo però anche come qui. dicevi tu. 40esimo, 1-0 per la Spagna, numero i Tanto danni che di escono i Immobile, maglioni poi il nella pallone Champions che viene League giocato a stasera. Jordi Alba che si è perfettamente ripreso, Sergio Ramos per Sergio lo stesso Ramos. Koke, Jordi Alba che rimane a sinistra, tutti i tocchi di prima intenzione, il tentativo peraltro è riuscito di mandare a vuoto la pressione azzurra, commette fallo Belotti, norma del vantaggio, Isco con l'esterno, splendidamente per Jordi Alba dalla posizione di ala sinistra, un tentativo di finta, poi il tocco per Asensio, triangolazione che non si chiude perché Bazzardi capisce tutto, poi torna sul pallone Asensio, vede Iniesta, da questi a Isco che libera il sinistro, 2-0 della Spagna, 2-0. con Isco Direi che è finito a questo ha punto. liberato Abbiamo il tocco trovato i sinistro da 2-0 in 18 diretta. metri, ha messo il pallone in un angolino È finita. irraggiungibile per Gigi Vuol Buffon, dire che andremo in la Spagna playoff a che ha tolto il novembre. È 40esimo, ma finita. francamente insomma il 2-0 ci sembra un pochino troppo punitivo per gli azzurri. Se dobbiamo ricordare la È partita di finita. Torino, lì veramente l'Italia non Pazienza. riuscì a vedere una palla per tutto il primo tempo e poi alla fine la Spagna passò in vantaggio con un Niente. Sono errore marziani di per noi, c'è poco da Buffon, che fare. con un gran gol però Faremo i playoff benissimo, e. no, Disco che si è liberato di Verratti Finita. spostando il Dal pallone destro al orizzontale, sinistro. esatto, dal destro al sinistro, poi ha incrociato la traiettoria Gigi Buffon che si è un pochino arrabbiato con i suoi difensori in particolare, ma di fatto la Spagna è in vantaggio per 2-0. Siamo al 41esimo, Isco assoluto dominatore della partita fino a questo momento e gli tributano un Pazienza. ossequio adorante i tifosi della Spagna, così come si fa in queste occasioni. Tra l'altro il suo campo, giocatore di casa, che fenomeno, Sì, giocatore fortissimo, insomma, però dobbiamo dire va bene, io mai. Facciamo il giro al contrario. Questa è ancora brava la difesa delle Furie Rosse con qualche iniziativa molto molto interessante, Niente, siamo è sotto e di finita. due gol e francamente non meriteremmo di essere a Non questo punto. La meriteremo, ma Spagna siamo adesso può sotto, giocare obiettivamente purtroppo. con grande tranquillità, commette fallo Belotti e i danni di Busquets, l'arbitro che Vabbè, è faceva al triste, giocatore ma dell'Azzurra. è finita. C'è assolutamente poco da vedere, da sentire, da giudicare. Sono superiori e basta. Il giocatore del Torino, la nostra maglia lunga. Sì, vabbè. Un finchetto di Leroy Anderson, l'esecuzione è quella diretta alla Friedrich Fennel. Intanto ci passa nuovo di Avicii, Without You. Tu di
questa è invitiamo a queste tipi. Hey now, a Jasmine Thompson. Mi pare anche piuttosto scorsino. Guarda la Spagna che adesso gioca sul velluto. Siamo al 43esimo minuto, 2-0 per gli spagnoli. Doppietta di Isco, punizione al 13esimo con un bel raso terra in diagonale dal limite al 40esimo minuto. Italia pericolosa con Belotti sull'1-0 per la Spagna. Un paio di buone discese di Candreva sulla destra, non sfruttate. Per il momento, ipotizzando una piccola pagella, mi sembra che Verratti, se deve essere il leader di questa squadra, non ci siamo ancora. 4 e dietro. Dietro l'Italia, insomma, non è stata impermeabile come una partita del genere richiedeva. Adesso naturalmente la Spagna va con una grande rilassatezza, ancora Isco, pallone per Jordi Alba sulla destra, parte il cross, pericolo ancora, pallone non controllato da Spinazzola che poi comunque in un secondo momento riesce a ritornare molto bene sul pallone e a toccarlo per Insigne. Insigne prova a far partire il contropiede ma viene subito fermato dal giocatore spagnolo e dunque tocca indietro il pallone per Bonucci che chiama in causa Buffon che dà a Barzagli. C'è spazio adesso per Verratti sulla tre quarti. Verratti non avanza, sì. Sceglie il passaggio sul breve per Darmian. Adesso c'è De Rossi nel cerchio centrale del campo, altra destra del romanista, tocca sul breve per Verratti. Bisogna anche alzare un pochino i ritmi. Il pallone da Bonucci per Spinazzola sul settore di sinistra. Spinazzola dà il pallone a De Rossi, passaggio di ritorno ancora per Spinazzola. 43 minuti e 50 secondi, 1 minuto e 10, salvo recupero alla fine del primo tempo. Italia sotto, Spagna in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Isco. Ecco, qui siamo sul classico con Tozzi. Capo di U, la voce di William Rain, anno 93. Italia con oltre 60 centri. Vieni a trovarci e a conoscere. Arcavena in un grande palazzo, serpente tra mare e stelle. Adesso che tra noi è più grande. E qui siamo di nuovo qui. Angel di Shaggy, anno 2001. E vabbè. Tanto c'è poco ancora da sentire, stiamo perdendo 2-0, ormai siamo condannati al secondo posto. Martedì con Israele difenderemo almeno il secondo posto, perché se non dovessimo fare risultato neanche con Israele, che è terzo a 9 punti, si farebbe dura. Quindi diciamo di chiudere qui questo Radio Zapping, purtroppo triste per la nazionale italiana. La prossima settimana, come anticipo serale, ci sarà Sampdoria-Roma, quindi probabilmente riusciremo a seguire magari qualche minuto di Sampdoria-Roma, che verrà seguito dopo Juve-Chievo. Tanto questa sera ricordo che continua anche Feste Oratorio, penultima sera con una cover band di Vasco. Poi c'è anche una inedita serata karaoke Lussuria e Lussuria Happy Coffee. E poi, non so quali altri programmi ci siano, credo anche un pellegrinaggio notturno a Cornabusa, se non sbaglio. C'è anche Pescarelli questo weekend, festa al laghetto del fan club Fegato d'Arelli, oggi e domani. Domani sera grande finale con Brambilla's Got Talent, a questo punto. Noi la chiudiamo qui e alla prossima con Radio Zapping. Ciao ciao!